Andiamo subito in corsa, primo collegamento con la Motocronaca 2. Paolo Savoldelli, a te. Uno che gliel'ha detto, Fumiyuki Beppo, lo ha trovato. Si va verso la salita di Rocca di Cambio, dunque si entra... Lui che attualmente in classifica generale è in terza posizione con 17 secondi di vantaggio di ritardo da Adriano Malori. Rabottini è rimasto da solo al comando e siamo all'imbocco in pratica della salita verso Rocca di Cambio. Prima salita vera del giro perché è lunga 19 km, anche se non ha pendenze particolarmente cattive perché quella media è del 3,9%, si toccano punte massime del 10%. La salita comincia a Civita di Bagno. Difficile fare differenze, potrebbero arrivare all'ultimo chilometro 25 corridori, arrivano anche gli Astana, ma c'è sempre Robert Hunter in testa che dal cambio. Liquigas, Astana, anche i Movistar, attenzione perché c'è Marzio Bruseghin con il Chausti, loro due dovrebbero essere gli uomini di classifica della Movistar che chissà oggi, considerando le caratteristiche dell'arrivo, potrebbe andare a cercare anche un traguardo parziale, un traguardo di tappa con Giovanni Visconti. Vedremo se ce la farà il campione italiano, non ce la può fare Matteo Rabottini, pensate che proprio qui a Rocca di Cambio tanti anni fa nel 75 il papà Luciano riuscì a vincere una gara tra gli juniores. Miguel Rubiano Chavez, vincitore ieri. A 16 secondi di vantaggio intanto Rabottini rispetto agli altri tre che sono stati tutto il giorno in fuga insieme a lui, e abbiamo visto proprio in seconda posizione Giovanni Visconti. Oggi assolutamente vuol provare a fare la tappa il campione italiano che ieri è stato un po' bloccato da un punto di vista tattico dallo snodarsi della frazione di Porto Sant'Elpidio con quella fuga con 8 corridori che sono rimasti al comando, e poi per il fatto che nessun'altra squadra si è messa davanti per poter andare a controllarlo quel tentativo di attacco. Prima abbiamo parlato di Stannar, adesso il corridore britannico è in coda al gruppo. Salita pedalabile già cominciata per Matteo Rabottini, andiamo in corsa da Paolo Savoldelli. Sono proprio alle spalle di Matteo Rabottini, una serie di scatti, ci aveva provato due volte finché è riuscito a trovare il momento giusto. Dietro ha cominciato ancora a discutere, Hollestein sembrava il più stanco, Beppu invece corre, vabbè, in un modo tutto particolare, lo abbiamo già detto più volte. Mirko Selvaggi ha cercato di tenere un po' la fila, di ricucire, ma non c'è riuscito. Da segnalare, sarà contento Luca Scinto che è arrivato e sta parlando proprio in questo momento con Rabottini, che appena c'è stato un vantaggio consistente di una quindicina di secondi, la giuria ha fatto passare l'ammiraglia del cambio a ruota per restare alle spalle proprio di Rabottini. La strada sale, non è molto difficile, pendenza del 2 o 3%, Rabottini sta salendo molto agile, 90-100 pedalate al minuto, ha ancora il 53 davanti, 53-21 penso, a voi. Ramunas Navardauskas ne approfitta per bersi una lattina perché lui sta già perdendo contatto dal gruppo appena cominciata la salita. Vedete, almeno in questa prima fase è decisamente molto molto pedalabile. Intanto scatti adesso nel gruppo con questo uomo della Rabobank, si tratta di Steph Clement. Partito presto, forse un po' troppo, a parte che lui è il campione olandese a cronometro e sta sfruttando questo tratto dove le pendenze sono davvero leggere. Spieghiamo quello che ci diceva poco fa Paolo Savoldelli, Davide, perché Luca Scinto era così contento che la giuria abbia permesso alla macchina del cambio ruote di passare? Perché ieri è arrabbiatissimo per un motivo molto semplice, Balloni in fuga, a fora, nonostante il gruppo avesse un ritardo di 50 secondi, la giuria non aveva permesso alla vettura a cambio ruota di stare dietro ai fuggitivi. E quindi Balloni è stato costretto ad aspettare l'ammiraglia che si trovava dietro al gruppo. Balloni che invece aveva l'obiettivo di entrare nella fuga e c'era riuscito, perché era stato davvero molto bravo Alfredo Balloni, per andare a prendere punti per la classifica della maglia azzurra, quella dei Gran Premi della Montagna, anche perché ieri ce n'erano 4 di GPM, dunque era la giornata buona
per mettersi un po' al sicuro nella classifica appunto della maglia azzurra. Ancora in corsa, ma stavolta con Andrea De Luca. Siamo nelle retrovie del gruppo che ha già perso una ventina di unità, forse qualcuna anche di più. Chicchi, Bennati, Navardauskas, la vecchia maglia rosa, Felline, Christoph, molti velocisti abbiamo visto andare su scegliendo il proprio passo, anche se la salita, come dicevate voi, non è assolutamente irta in questa fase, anzi è assolutamente pedalabile, ma preferiscono salire col loro passo. A voi la linea. Grazie Andrea, abbiamo visto anche Jorgensen, abbiamo visto anche Marco Bandiera. Qua invece siamo tornati sulla testa del gruppo, dove si stanno muovendo anche gli uomini della Colnago CSF con Pirazzi e con Modolo. Modolo che deve fare solamente un lavoro in questi primi chilometri, lui è un velocista, non è uno scalatore. Lavoro di preparazione, esatto, possiamo dire. Un lavoro di preparazione, tra un po' si sposterà e si staccherà altri, come già stato detto, si staccano prima di far fatica. Oggi non ci sono problemi per il tempo massimo e quindi tutti coloro che non hanno ambizioni di classifica e non devono aiutare i rispettivi capitani si staccano, arrivando con un ritardo di 12, 13 o anche 15 minuti. C'è anche Kreuziger però nelle prime posizioni del gruppo, e certo lui non lo possiamo considerare come un uomo che deve fare un lavoro di preparazione. No, lui no, lui è uno dei favoriti di questo Giro d'Italia. Stefano Allocchio nello staff della RCS, che organizza il Giro d'Italia sulla macchina della direzione di corsa, che sta seguendo ancora la testa della corsa, vale a dire sta seguendo Matteo Rabottini, che è sempre da solo al comando. Suo vantaggio sta continuando a scendere, siamo di poco sopra il minuto. Avrebbe avuto bisogno di 4 minuti, 1 minuto e 12 è troppo poco. Ci segnalava Andrea De Luca che stavano perdendo contatto Navardauskas, e adesso arriva anche un'altra segnalazione in difficoltà in coda al gruppo, anche Alessandro Ballan e con lui anche Mark Cavendish. Sempre lui, Pirazzi, Colnago CSF, Colnago con Pozzovivo, ma attenzione anche a Brambilla e Battaglin. Eh sì, per Enrico Battaglin, forse in modo particolare, si potrebbe adattare benissimo alle sue caratteristiche questo traguardo. C'è magari un po' l'incognita del chilometraggio e ancora di più del recupero per Battaglino, uno dei miei professionisti. È uno dei più giovani, è al primo anno tra i professionisti. Brambilla invece già ieri ha fatto uno scattino nel finale, Brambilla che si è ben comportato anche l'anno Sanremo, e lui potrebbe cercare di tenere duro per fare una possibile volata tra 25 corridori, quelli che potrebbero arrivare a giocarsi la vittoria di tappa. Ecco il gruppo degli uomini che già hanno perso contatto, nel mezzo c'è anche Mark Cavendish. De Luca, a te Andrea. Sono adesso una sessantina circa i corridori che si sono staccati, non riescono a tenere il ritmo dei migliori, tra cui l'ultimo a staccarsi, contornato anche da qualche compagno di squadra, anche Filippo Pozzato. A voi la linea. Grazie Andrea. Sempre importantissime e preziosissime queste segnalazioni, anche per capire chi può avere ancora nelle gambe la giornata difficilissima che hanno vissuto i corridori ieri sui saliscendi marchigiani della tappa di Porto Sant'Elpidio. Per ora rimane in gruppo la maglia rosa di Adriano Malori. Un po' indietro, sta pagando probabilmente già un po' lo sforzo di ieri, mancano ancora 16 chilometri, c'è anche Tosatto con il numero 201. Andiamo poi con il 36 per la Stana Zaitz, e qua invece siamo di nuovo su Stefano Pirazzi. Andiamo da Paolo Savoldelli, Pirazzi che sta andando a riprendere gli altri ex compagni di fuga di Rabottini. Vai Paolo. Pirazzi sta andando molto forte, sta salendo circa 28-30 km orari, sta riprendendo in questo momento proprio a 50 metri tre dei fuggitivi, Beppu, Selvaggio e Hollestein, e ha circa 200 metri di vantaggio dal gruppo tirato dalla Lampre, gruppo che
ha accelerato all'inizio salita, ha rallentato un po' adesso e sembra che stia cercando di prendere una velocità più regolare. Per il momento non vede il fuggitivo in testa, Rabottini, Pirazzi, e sta continuando a salire con una buona andatura. La strada comunque non avvantaggia gli attaccanti perché la pendenza non è per niente elevata e qui si risparmia parecchio a restare a ruota. A voi. Eh sì, grazie Paolo per questa segnalazione. Qua in effetti lo avevamo sentito anche dai vari protagonisti, no? Intervistati stamani alla partenza da Antonello Orlando. È decisivo avere la possibilità di restare a ruota, perché su una salita del genere si risparmia un sacco. Si risparmia un 20%, difficilissimo fare la differenza quando si sale ai 30 orari. Abbiamo visto anche il rapporto usato da Pirazzi, 53-19, ogni tanto metteranno il 21, ma la fanno quasi tutta con la moltiplica più grande. Tanto eccolo qua, Pirazzi. 34 secondi, lo vedete anche in grafica, 34 secondi è il ritardo di Pirazzi, che intanto è già andato a riprendere e non se li è tenuti a ruota gli altri ex fuggitivi, vale a dire Beppu e poi Selvaggi e Hollenstein, mentre 1.02 è il ritardo del grosso del gruppo, quello con la maglia rosa di Adriano Malori. Qua invece siamo con quelli dietro, con Sabatini, con Filippo Pozzato. Questo è il gruppo che già ha perso contatto. C'è anche Failli, più o meno questi corridori perdono 1:15 al chilometro, proprio perché per loro non c'è problema di tempo massimo. Continua invece davanti l'azione di Matteo Rabottini. Comunque merita davvero un grande applauso questo ragazzo, perché poteva essere anche uno dei più attesi nel caso andasse via la fuga. Lui è riuscito a centrare, ad entrare nel tentativo giusto, quello che ha caratterizzato gran parte di questa tappa. E intanto dietro si muovono ancora le acque, cambia ancora la situazione, perché ora c'è lo scatto di Valerio Agnoli. Bello allungo per il corridore laziale. Sono entrambi di Fiuggi, Agnoli e Pirazzi. E Pirazzi. Ai meno 15, transita adesso Matteo Rabottini, dunque avremo la possibilità di avere un rilevamento cronometrico ben preciso. Qua intanto Nazareno Balani, grazie, ci ripropone proprio il momento dello scatto di Valerio Agnoli, che con una bella azione sta cercando di andare via dal gruppo, di uscire dal gruppo. Forse vuol far lavorare altre squadre. 20 secondi per Pirazzi ai meno 15. Sempre così la salita, sempre intorno al 5-6%. Adesso sono i Lampre che si sono messi in testa al gruppo. 32 secondi il ritardo di Valerio Agnoli. Chiaramente non è un'azione qualunque se si muove Valerio Agnoli, perché è un compagno di squadra di Van Basso. Si è mosso allora anche un Lampre ed era Pietro Polli, mentre invece dietro deve arrivare ancora al cartello dei meno 15 e la maglia rosa di Malori, Andrea De Luca. Fa evidente la difficoltà dipinta sul viso di Adriano Malori, adesso ha già un distacco di 150 metri, pensate, in circa un minuto, 150 metri già di distacco per Malori. Si sapeva che oggi difficilmente avrebbe tenuto la maglia, comunque ha tenuto duro fin quando ha potuto. Vedo tra l'altro nelle ultime posizioni del gruppo anche il campione italiano Giovanni Visconti, pedala bene però non è più in testa come segnalavate voi prima. A voi la linea. Grazie Andrea, intanto il nostro video si fa in tre, in alto c'è il leader di questa tappa Matteo Rabottini, poi il primo inseguitore Stefano Pirazzi è in basso a sinistra, in basso a destra invece l'altro uomo che è uscito dal gruppo, e si tratta di Valerio Agnoli, che adesso si volta per controllare cosa sta succedendo alle sue spalle e si ferma per aspettare Pietro Polli. Intanto già saluta la maglia rosa Adriano Malori, bello questo replay, bellissimo questo replay che ci ha mandato in onda Nazareno Balani. Comunque due giorni da sogno per Malori. Ieri la conquista della maglia rosa e poi ci raccontava l'emozione che avrebbe vissuto stamani in una delle operazioni alla quale credo i corridori tengono di più, no? Quando attaccano il numero sulla maglia, Davide. Esatto, intanto Errada Lopez, corridore Movistar, con Pietro Polli e Valerio Agnoli. Sapeva di perdere la maglia perché non è uno scalatore, perché ieri di fatica ne ha fatta tanta.
Andiamo da Paolo Savoldelli. Sono proprio alle spalle di Pirati, che sta salendo comunque molto forte, saliva anche a 30 km orari, 26 km orari in questo momento, dove la pendenza è più ripida, e è ormai a 50 metri proprio da Rabottini. Rabottini che forse si sta anche risparmiando un po' per cercare di prendere la sua ruota. Dietro vedo Lopez che ha staccato proprio Pietro Polli e Agnoli, Lopez che si è avvantaggiato di una decina di metri. Comunque Lopez sembra in rimolta. Ottimo lo scatto anche di Agnoli, era arrivato molto vicino subito dopo lo scatto proprio a Pirazzi, poi però lo ha pagato un po' e si è ridistanziato e si è rifatto riprendere dagli altri. Supera in questo momento Pirazzi proprio Rabottini, che prova a mettersi alla sua ruota. A voi. Lo abbiamo visto tante volte negli ultimi anni al Giro d'Italia andare all'attacco, Stefano Pirazzi, magari qualche volta a sbagliare i tempi delle sue azioni, ma un attaccante nato questo ragazzo, che oggi sta facendo davvero un gran bel numero. Appena cominciata la salita verso il traguardo di Rocca di Cambio, con un rapporto all'insegna della forza ancora, Stefano Pirazzi, che è andato a riprendere Matteo Rabottini. Ora l'abruzzese Rabottini sta faticando per tenere la ruota di Pirazzi. E questo è Errada Lopez. BMC. Altri scatti in testa alla gruppo ora con la BMC. Potrebbe essere Shop. BMC, la squadra di Pinotti. Santa Romita invece l'uomo della BMC, Ivan Santa Romita, con altre azioni che adesso si susseguono in testa al gruppo. Ci prova anche Petrov, mentre dietro ormai deve andare su solo del suo passo Adriano Malori, perché ormai ha già salutato i sogni di gloria e il sogno di poterla mantenere anche oggi la maglia rosa. Adesso è Vizioso. Anche alla Vizioso della Katiuscia. Con Bakelant, team Radio Shack. E con Petrov della Astana. Qua con le immagini invece siamo tornati su Errada Lopez. José Errada Lopez, anche lui sta per riportarsi sulla coppia al comando. Pirazzi e Rabottini. Rabottini adesso non può dare una grande mano, anzi già è tanto se riesce a tenere la ruota di Pirazzi, considerando che in pratica è stato fin dall'inizio, fin dalle prime pedalate, in fuga. Stanno per essere ripresi da Errada Lopez. Più indietro ci dovrebbero essere Agnoli e Pietro Pulli. 5 secondi il ritardo di Errada Lopez. Questa è la testa della corsa. Stefano Pirazzi, Matteo Rabottini a una manciata di secondi, sta rientrando su di loro José Errada Lopez della Movistar. Andiamo da Paolo Savoldelli. E sono proprio dietro Errada Lopez, che si sta riportando sotto Pirazzi e Rabottini. Sta soffrendo un pochino adesso, guadagnava di più prima. Vedo poi dietro Agnoli e Pietro Polli. Agnoli che già da parecchio tempo in testa a tirare con Pietro Polli sulla ruota, e mi è sembrato di vedere dietro, ma da lontano, un corridore della BMC, una maglia comunque rossa, che si stava cercando di riportare proprio su Agnoli e su Pietro Polli. In questo momento è rientrato proprio con Rabottini e Pirazzi e Errada Lopez. Pirazzi che a questo punto si volta, guarda, controlla, rallentano un pochino la velocità, ma Pirazzi si rialza subito sui pedali e prova a scattare. Bravissimo Rabottini, dopo tutti i chilometri in fuga, che riesce ancora a soffrire e restare sulla ruota di Pirazzi. Perde qualche metro Errada Lopez, che non vuole rispondere a questi scatti, ma secondo me preferisce salire con la propria andatura. Mancano ancora tanti chilometri, non ha senso continuare a scattare qua. A voi. 12 chilometri che mancano alla conclusione, perfetta l'analisi di Paolo Savoldelli, perché davvero Errada Lopez ha fatto la scelta precisa, precisissima, di andare su con un passo regolare, però magari non arriverà però al traguardo. Ma Rabottini sta vivendo davvero una grandissima giornata, per come anche ora sta rispondendo agli scatti di Pirazzi. Se avesse cominciato questa salita con 4 minuti poteva farcela. Purtroppo il suo vantaggio era di 1 minuto e mezzo. 25 secondi il ritardo di Agnoli e Pietro Polli, con Santa Romita 35 il ritardo del gruppo. Ivan Santa Romita, che dunque è riuscito a riportarsi su Agnoli
e su Pietro Polli, dunque tre uomini al comando, tre uomini al loro inseguimento, e poi la gruppo della maglia rosa che ha 35 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Adesso Radio Shack, mi sembra Roregge, Robert Bakelands. Bakelands. C'è anche Seldreyer, Astana in seconda posizione. Questa è la testa del gruppo. Per il momento si stanno muovendo quelli che possiamo definire i luogotenenti, no? Agnoli per Ivan Basso, Pietro Polli per Michele Scarponi. I big ancora non si sono mossi, anche perché manca ancora tanto alla fine. Attenzione, Sella, altro uomo della Androni Venezuela, dopo la vittoria di ieri di Rubiano Chavez, adesso rompe gli indugi Sella con Cunego. Attenzione perché si muove Damiano Cunego. Scarponi rimane a ruota, si muove invece Damiano Cunego. Azione importante questa. Eh sì. Azione davvero importantissima quella di Damiano Cunego. Partito presto, è stato ripreso subito dal gruppo che in ogni caso ora è stato messo in fila. Sì, adesso l'andatura è aumentata, era aumentata. Damiano Caruso, corridore della Liquigas Cannondale. Ma il primo a cercare un attacco vero dietro nel gruppo con tutti i migliori è stato Sella, ora anche Ruano. Ruano, eccolo lì con il numero 21, c'è anche Dario Cataldo, Omega Quickstep. Invece il primo uomo della Katiuscia, che vediamo con la maglia rossa, è sempre Vizioso. Ruano adesso. C'è anche il capitano della Stana, Krösiger, in terza posizione. Ritmo che è cambiato anche dietro. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, per segnalarvi che il sogno rosa di Golas credo che termini qui, perché ha perso le ruote del gruppo. Adesso l'ultimo uomo del gruppo è Felline. Durante gli ultimi due chilometri il gruppo dei migliori ha perso una ventina di unità. Si è staccato Golas, che poteva ambire oggi la maglia rosa, ma non sarà così. A voi la linea. Grazie Andrea, intanto ripresi Agnoli, ripreso Pietro Polli. Si sono subito fermati per andare a cercare nel gruppo i loro capitani, dunque per andare a cercare rispettivamente Basso e Scarponi. E quindi Ezedal è ancora lì in gruppo e per adesso è la maglia rosa virtuale. Ed è stato ripreso anche Ivan Santaromita, era questo, Agnoli, Santaromita e Pietro Polli, il terzetto dei contrattaccanti. Davanti altri tre, sono sempre al comando Rabottini con Pirazzi e Rada Lopez. Si stacca Pietro Polli, lo vedete con il numero 7. Uomo della Lampre ISD che adesso perde contatto dal gruppo principale che era chiuso da Julien Berard. Niente da fare per Matteo Rabottini. Bravo, bravissimo. Adesso però si è piantato l'abruzzese della Farnese Vini Selle Italia. Ha fatto davvero un gran bel numero oggi. Intanto ancora scatti dietro, sempre con gli uomini dell'Androni Venezuela. Ora è Ochoa. E siamo a 10 km dall'arrivo. Ricordiamo che questa salita termina in meno 3, ci sarà poi un chilometro e mezzo di strada pianeggiante, leggera discesa e poi di nuovo salita. Prima dell'ultimo strappo, di nuovo salita, l'ultimo strappo che comincia curva a destra quando mancheranno 1400 metri alla conclusione. Si sale ai 30 orari. Superiore ai 3 minuti già il ritardo del gruppo della maglia rosa, quello con Malori. Intanto davanti continua a scattare Stefano Pirazzi, che ha guadagnato una ventina di metri su Herrada Lopez, che però andando su del suo passo si sta riportando sul laziale della Conago CSF. Ochoa anche lui con un margine piuttosto risicato nei confronti della prima parte del gruppo. E dietro c'è Vizioso che sta lavorando per Joachim Rodriguez, in coda invece Pagani. Altro uomo dunque della Conago CSF. Gruppo si allunga, selezione da dietro,
Sempre meno elementi compongono il gruppo principale, non possiamo più parlare di gruppo maglia rosa che purtroppo, come tu hai già detto, è in forte ritardo. Per quanto riguarda i big, gli uomini che puntano alla vittoria finale del Giro d'Italia, quello che è sempre stato davanti ed anche d'ora è nella posizione più avanzata è Roman Kreuziger della Astana. Molto avanti. È lì. Lo vedete in terza posizione. In quinta invece c'è Scarponi al suo fianco, Niemez, uomo importantissimo in supporto ai capitani nelle salite. Ripreso uno splendido Rabottini, andiamo alla Savoldelli. E proprio mentre il gruppo sta riprendendo Rabottini, il gruppo ha visto per un tratto i due attaccanti, Pirazzi e Radarob Lopez, avevano circa 200 metri di vantaggio, nettamente più alta la velocità del gruppo sull'accelerazione degli uomini di Gianni Savio, dell'Androni, e il gruppo è esploso. Sono restati in questo momento lì davanti circa in una sessantina più o meno. Ho visto pedalare molto bene in terza, quarta posizione proprio Roman Kreuziger, una bella pedalata agile di controllo, si vedeva che non era ancora affaticato e riusciva comunque a gestire bene la situazione. La strada sta salendo a tornanti, i corridori stanno salendo più o meno in questo momento a circa 25-26 km all'ora. Riescono in questi tornanti a recuperare un pochino perché sono tornanti molto ampi, mentre proprio in questo momento il gruppo vede il cartello dei 9 km al traguardo. A voi. Grazie Paolo, eccolo qua il primo piano per Roman Kreuziger, il capitano. Lui che viene dalla Repubblica Ceca, della formazione kazaka dell'Astana. Prima posizione del gruppo anche per Oliver Zaug, l'uomo con la maglia della Radio Shack. E qua invece con il 95 Ryder Esiedal, che ha virtualmente adesso in questa fase della corsa la maglia rosa sulle spalle. Altro primo piano, quello per Michele Scarponi. Non sembra faticato, hai citato Zaug, l'abbiamo visto, l'abbiamo intravisto. Col numero 95, eccolo lì, Ryder Esiedal. Maglia della Garmin. Velasco, Euskaltel. È proprio sulla ruota di Frank Schleck, numero 171, il capitano della Radio Shack. Attenzione perché nelle prime posizioni del gruppo ci sono anche due dei ragazzi più interessanti della Colnago CSF, vale a dire Brambilla e Battaglina. Brambilla e Battaglina che potrebbero tener duro. Brambilla, tra l'altro, è dotato anche di un ottimo spunto. Primo questo piano. Invece è Caruso. Esatto. Comincia a diventare un po' più legnosa la pedalata di Pirazzi. È andato su a scatti Stefano Pirazzi, non gli ha mai dato un cambio lo spagnolo José Herrada López, che è andato su del suo passo e anche ora si mantiene a ruota, mentre dietro continua il grande lavoro di Vizioso. Oggi molti aspettano un'azione della Katiuscia con Dani Moreno, con un altro uomo di classifica, con Purito Rodriguez. Coda dell'occhio di Scarponi ad osservare il viso di Ivan Basso. Mi sembra che gli uomini di classifica stiano facendo una fatica relativa, anche perché, come vi abbiamo detto, i 30 all'ora su una salita del genere a ruota si sta abbastanza bene. Adesso la fatica vera la stanno facendo più che altro per studiarsi, no? Gli uomini di classifica. C'è anche Schleck, lo abbiamo già visto lottare nelle tappe in pianura, lottare per stare davanti, vuol dire che un po' di voglia gli è venuta, lui che è stato convocato all'ultimo minuto. Arrivo in salita, è la primo del Giro d'Italia, non sarà difficilissima, però è comunque una salita vera questa, e dunque è cambiato, possiamo dire, il luogotenente di Ivan Basso, perché ora davanti c'è Sylvester Schmidt. È il più forte gregario di Ivan Basso in salita. Agnoli, lo abbiamo detto, bravo in salita, bravo in pianura, si stacca invece Sup che era stato piazzato nella giornata della vittoria di Mark Cavendish nella prima tappa in linea di questo Giro d'Italia. Con l'immagine invece siamo tornati sulla testa della corsa su Pirazzi e Rada Lopez. De Luca. Sì, per segnalarvi, bravissimo Rabottini, perché non si è staccato assolutamente dal gruppo che comprende una cinquantina di corridori, il gruppo dei migliori. Sono lui e Felline a chiudere il gruppo, con il vincitore della tappa di ieri, Rubiano Chavez, che è in terz'ultima posizione. Stiamo salendo adesso a 26 km all'ora, non hanno mai superato, devo dire, i 30 all'ora, anzi costantemente la velocità di ascesa è fra i 25 e i 27 all'ora, e in alcuni tornanti sono andati anche un po' più piano. A voi la linea.
Grazie Andrea, mentre siamo andati a pescare con le immagini, oltre a Matteo Rabottini, anche il vincitore di ieri, Rubiano Chavez. Occhio a Frank Schleck, occhio a John Gadré. C'è anche Tiralongo lì davanti, compagno di squadra di Roman Kreuziger. Eccoli là proprio gli ultimi due che abbiamo nominato con il 171, l'abbiamo visto nell'inquadratura dall'alto, maglia della Radio Shack, Frank Schleck, e con il numero 11 invece John Gadré. Sembra proprio Rabottini adesso, gli è saltata la catena. Che sfortuna per questo ragazzo. Tutto il giorno in fuga, Matteo Rabottini ha stretto i denti per rimanere sulla testa della corsa, poi non ce l'ha fatta più a tenere il ritmo di Pirazzi e di Rada Lopez, bravissimo come ci aveva appena segnalato De Luca a rimanere comunque nel gruppo, è stato tagliato fuori non perché gli si è spenta la luce ma perché gli è saltata la catena. Quarto uomo Astana e Gangert. Corre ancora fermo Rabottini. Sempre vizioso al comando, Joachim Rodriguez è il favorito di questo primo arrivo in salita. Ochoa e Rubiano sono i due uomini dell'Androni Venezuela alle spalle di Vizioso. Andiamo da Savoldelli. Stanno salendo comunque molto bene adesso Pirazzi e Rada. Dopo che Rada è stato parecchi chilometri a ruota, ha provato a scattare, ha rilanciato un pochino l'azione, ha ripreso un pochino fiato Pirazzi, che è riuscito comunque a metterci subito sulla sua ruota e di nuovo in testa a tirare. 27 secondi il vantaggio del gruppo per questo momento, gruppo che nonostante questo lungo rettilineo per il momento non ha ancora visto i due fuggitivi, non sono ancora spuntati dal tornante dietro. C'è da dire che il gruppo ha aumentato molto la velocità proprio sotto gli attacchi di Ochoa agli uomini di Gianni Savio, perché poi dopo l'andatura è diventata un po' più regolare, non sembra un'andatura per fare una selezione ma sembra un'andatura solo per cercare di tenere una velocità elevata e per non far scattare nessuno. A voi. È terminato il lavoro di Vizioso in testa al gruppo dove sono rimasti una sessantina di corridori. Avete visto Ochoa chiedere notizie sulla da farsi a Rubiano. È arrivato anche Capecchi sulla sinistra, lo vedete adesso, corridore della team Liquigas. Sempre Ochoa, Niermann il corridore della Rabobank in terza posizione. Questi invece sono i due uomini al comando, e Rada Lopez che per la prima volta in pratica vediamo adesso dare un cambio a Stefano Pirazzi, hanno un vantaggio che si aggira sempre intorno ai 30 secondi nei confronti del gruppo. I due della Rabobank sono Niermann, abbiamo detto, con Garate anche nelle prime posizioni. E c'è anche Slagter. 28 secondi, non ci aspettavamo attacchi per il momento non ci sono stati, proprio perché questa salita, come potete ben vedere, è abbastanza facile. In difficoltà Rubiano Chavez, ultimo del gruppo dei migliori. Il vincitore, il trionfatore della tappa di ieri era al suo fianco anche Fabio Pelline. C'è anche Pinotti nelle prime posizioni, lo vedete sulla destra. Destra, maglia rossonera della BMC, gruppo che adesso si apre ad occupare tutta la strada con Kreuziger attentissimo lì davanti in prima linea. Stava bevendo Domenico Pozzovivo, anche Pozzovivo è lì nelle prime posizioni del gruppo. Seldraier, Roman Kreuziger in seconda posizione, Tiralongo in terza. Adesso è il turno dell'Astana a dettare il ritmo in testa al gruppo dopo il lavoro nel tratto in pianura per arrivare ai piedi di questa salita della Garmin e poi dopo il lavoro della Katiuscia e della Androni Venezuela. Ora tocca agli Astana, ma attenzione perché arrivano anche altre maglie della Liquigas Cannondale. Savoldelli. E Pirazzi qua davanti chiede l'acqua proprio all'ammiraglia del cambio ruote, perché logicamente la sua ammiraglia non c'è, era già da parecchio tempo che faceva dei cenni e l'ammiraglia del cambio ruote gli ha passato l'acqua, se la versa in testa.
fa ancora molto caldo, anche se un caldo più sopportabile, ma probabilmente questo è proprio uno sfogo della stanchezza, anche perché Pirazzi è da un po' che non ha le borracce e Pirazzi scatta, dopo che si è bagnato e la strada riscende un po' in discesa, prova a scattare, cerca sempre di seguirlo e Rada Lopez regolarmente cambia il rapporto, la strada scende un po', 5 metri di vantaggio per Pirazzi, lo mette nel mirino comunque e Rada Lopez che sembra che comunque riesca a rientrare sotto proprio a Pirazzi quando mancano 5 km al traguardo e la lavagnetta mostra i due fuggitivi che sono diventati 26 secondi di vantaggio per loro. A voi. Proprio così Paolo, anche dalla nostra grafica, grazie alla GPS, al rilevatore satellitare, 25 secondi ora il vantaggio dei due uomini al comando, Rada Lopez e Stefano Pirazzi nei confronti del gruppo. Attenzione però perché potrebbe essere un'azione molto interessante quella che si sta sviluppando in testa al plotone, perché c'è tutto il blocco della Astana per Roman Kreuziger. 5 km al traguardo, ricordiamo che la salita si concluderà più o meno tra un chilometro e mezzo, no Davide? Prima di un tratto in discesa che porterà verso lo strappo conclusivo. Esatto, un tratto in discesa prima degli ultimi 1400 metri, adesso c'è un tratto, tra un po' ci sarà un tratto al 7%, leggermente più difficile rispetto a quello che stanno affrontando adesso. Ricordiamo che ho preso un po' i tempi del gruppo, dai meno 10 ai meno 5 la media è stata di 26.500. Esie dalla virtuale maglia rosa è là davanti e poi con Kreuziger abbiamo visto Seldreyer, si è arrivato anche Gasparotto, tira Longo, prima c'era anche Simone Ponzi. Sono ancora una cinquantina. Eh sì, una cinquantina, forse anche qualcosa in più. Esatto. Nel gruppo principale. Ulissi in coda. Assolutamente pedalabile questa salita che ci porterà verso il primo arrivo in quota del giro a 1392 metri di Rocca di Cambio. Bravissimo, come al solito generoso Pirazzi, ma dietro gli uomini di Kreuziger. È stato anche un set cinematografico questo paese, perché qua si è girato uno dei film della saga di Don Camillo e Peppone, il ritorno di Don Camillo. Gasparotto, attenzione! C'è un problema meccanico, non mi sembra una foratura. Roregger! Roregger della Radio Shack. Eccolo qua, infatti, Thomas Roregger, austriaco della Radio Shack. Caduta per Roregger, questo ci dice Radio Corsa. Tacca al gomito per chiedere il cambio Stefano Pirazzi a José Rada Lopez, che però non mi sembra particolarmente intenzionato, no, a dare una mano alla laziale della Colnago CSF. Ora tocca agli Omega Quick Step davanti. Kwiatkowski, ma soprattutto Dario Cataldo. I vari capitani hanno mantenuto comunque degli uomini, dunque non collabora Rada Lopez, prova con un altro scatto Stefano Pirazzi ad andare via da solo. Ma niente da fare, perde 10 metri e poi in pratica Rada Lopez si riporta sempre sulla ruota della battistrada, ma dietro sta arrivando anche il gruppo a sì e no, una centinaio di metri di ritardo dai due uomini al comando. Tra un po' finisce la salita, ci saranno 1500 metri in leggera discesa. Niente da fare, Pirazzi proprio non se lo scolla e Rada Lopez dalla ruota. Si stacca anche Rubiano Chavez. Meno di 3 km alla conclusione, sono già transitati alla valico di Rocca di Cambio i due battistrada che ora stanno affrontando il tratto in discesa, mentre il gruppo arriva al cartello che indica 3 km alla conclusione. Ricordiamo che quando mancheranno 1400 metri alla fine, curva a destra, un arrivo diverso rispetto a quello dell'ultima volta del giro qua a Rocca di Cambio, curva a destra per affrontare questo strappo che porta verso il traguardo, il tratto più duro quando mancheranno 400 metri alla fine. Gasparotto, dopo aver tirato, si è staccato insieme a Rubiano Chavez, adesso la discesa. Anche il gruppo dunque in discesa, gruppo adesso molto più allungato, è importante avere la posizione migliore affrontando proprio la curva a destra che immette sullo strappo conclusivo.
Sono sempre davanti Pirazzi e Rada Lopez. 12 secondi il vantaggio dei due uomini al comando. Meno di 2 chilometri alla fine, mentre è rientrato, l'abbiamo visto per un attimo nell'inquadratura, nel gruppo di testa anche Rubiano Chavez, il vincitore di ieri. Questa è la testa della corsa con Stefano Pirazzi e Rada Lopez. Hanno un vantaggio di poco superiore ai 10 secondi. Adesso la curva destra, l'ultimo tratto, quello più difficile, 1400 metri all'arrivo. Sbaglia l'impostazione della curva Stefano Pirazzi, adesso perde terreno Stefano Pirazzi, che è costretto a scattare non per togliersi dalla ruota Errada Lopez, ma per andare a riprenderlo lo spagnolo della Movistar. Curva destra anche per il gruppo, non l'aveva studiato questo finale Stefano Pirazzi. Ancora 12 secondi e comincia l'ultimo tratto. Errada Lopez ha preso un centinaio di metri di vantaggio su Pirazzi, è in vista ormai dello striscione dell'ultimo chilometro lo spagnolo della Movistar. Eccolo qua al cartello, meglio all'arco con il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Cerca ancora di riportarsi su di lui Stefano Pirazzi, che però ora si pianta e viene ripreso dal gruppo. Errada Lopez da solo al comando, ma con un vantaggio di una sessantina di metri, non di più, nei confronti del gruppo. Gruppo in forte rimonta. Ancora 100 metri di vantaggio per il corridore spagnolo. Perde contatto intanto Diego Ulissi, circa 800 metri alla fine per Errada Lopez, ma dietro il gruppo sta rientrando con la Lampre ISD. Niemez che ha la sua ruota. Scarponi. Niemez a tutta per Michele Scarponi. Era sempre rimasto al coperto Primislav Niemez, e adesso il suo spunto per andare a cercare di attirare la volata di Michele Scarponi. Poi c'è Kreuziger, c'è Tiralongo, c'è Brambilla. Anche Brambilla che è in quarta posizione, ripreso Errada Lopez. Attenzione perché c'è anche Esiedalla con Purito Rodriguez, lo vedete con la maglia 111 della Katiuscia. Parte Scarponi con Tiralongo che è in seconda posizione. 500 metri al traguardo, si volta Scarponi per controllare la situazione. Il forcing ora di Scarponi con Tiralongo. A tutta Tiralongo, sta cercando di resistere alla progressione di Michele Scarponi. Ultimamente si è scoperto anche velocista Tiralongo con Frank Schleck che è in terza posizione. Scarponi è sempre davanti con Tiralongo, che però non sembra, almeno per il momento, avere la possibilità di avvicinarsi a Michele Scarponi. Hanno fatto comunque il buco questi due. Ancora Scarponi, ancora 3 metri di vantaggio. Verso l'ultima curva Michele Scarponi, quella che mette sul traguardo di Rocca di Cambio, il primo arrivo in salita del Giro d'Italia. Parte adesso anche Joachim Rodriguez alle loro spalle. Michele Scarponi con Paolo Tiralongo verso il traguardo, con Tiralongo e Scarponi, ancora loro due. Passa Paolo Tiralongo che va a vincere a Rocca di Cambio. Poi Paolo Tiralongo e poi Frank Schleck. Rodriguez, arriva anche Esiedal, arriva anche Pozzovivo, Moreno, Basso, Brambilla. E arriva adesso anche Cunego, poco più avanti è arrivato Roman Kreuziger. Il successo di Paolo Tiralongo, il bis al Giro d'Italia del siciliano della Stana dopo la vittoria dell'anno scorso a Macugnaga, sempre al Giro d'Italia, una vittoria che gli era stata regalata dal suo ex capitano Alberto Contador. Oggi invece è tutta sua la vittoria di Paolo Tiralongo. Incredibile. Uno sforzo disumano, è riuscito a resistere, sembrava che dovesse staccarsi, invece ha vinto. Fatica a rimettersi in piedi Tiralongo, ma adesso andiamo subito da Pier Giorgio Severini che è con Scarponi. Sì, allora Michele, una grande azione nelle finali. Niente, riprendiamo noi, più tardi avremo la voce di Michele Scarponi. Lo avevamo detto ai 500 metri, Davide, ultimamente si è scoperto anche velocista Tiralongo, ed oggi ha fatto una volata fantastica nel testa a testa con Scarponi. Velocista al giro della Svizzera Romanda con due terzi posti ed un quinto, oggi una volata speciale, particolare, è riuscito a superare uno straordinario Michele Scarponi.
ed è riuscito a vincere la sua seconda tappa al Giro d'Italia. È certo che ne ha dati di segnali importanti questa tappa, perché andiamo a scorrere l'ordine d'arrivo. Tira Long davanti a Scarponi, poi terza posizione per Schleck, quarta per Rodriguez, la quinta posizione per Esiedan, davanti a Pozzovivo, Dani Moreno e Ivan Basso. La nuova maglia rosa sulle spalle di Esiedan, aspettiamo l'ufficialità, ma dovrebbe essere lui. Cambia ancora dunque la classifica generale, adesso nuova maglia rosa per Esiedal con 15 secondi di vantaggio su Tiralongo e 17 secondi su Rodriguez. Tanto rivediamo l'errore di Pirazzi. Qua abbiamo dato la colpa a Stefano Pirazzi dicendo che non l'aveva studiato questo finale, però qua ci dobbiamo ricredere, perché la colpa è stata più che altra del motociclista, no? Perché è stato ingannato dalla traiettoria della moto Stefano Pirazzi, e questo invece è il momento a 60 metri dal traguardo nel quale Paolo Tiralongo va a saltare Michele Scarponi e a vincere la sua seconda tappa ad un Giro d'Italia. Una vita da gregario, l'anno scorso coronata, come detto, con il successo di Macugnaga, ed oggi fa di più perché questo se lo è confezionato tutto da solo. L'anno scorso ci fu il benestare di Contador, oggi invece una vittoria conquistata. Lui che è passato professionista nel 2000, la prima vittoria proprio lo scorso anno, dopo una vita da gregario. Temi da analizzare al processo alla tappa, ce ne sono tantissimi, per la vittoria di Tiralongo, per come si è disegnata la nuova classifica generale, per come si sono mossi i vari big in questo primo arrivo in salita del Giro d'Italia. E allora tutti sul palco del processo alla tappa, linea ad Alessandra De Stefano, processo alla tappa. Rai Sport. Gli ultimi due chilometri, praticamente 5 chilometri sono in pianura. Ha perso qualcosa, anche Pinotti ha regalato qualcosa per la classifica. Beh, insomma, questa salita, secondo Paolo Tiralongo a 15 secondi, Purito a 17 terzo, buon compleanno peraltro Purito, Van de Velde è a 21 secondi, bene il compagno di squadra ovviamente della maglia rosa, Peter Stettina, il miglior giovane, è lì ottimamente quinto, ancora per la Garmin Barracuda, che in effetti come presenza in ordine d'arrivo ne ha, con tutto quello che possiamo aver da dire sulla loro tattica. Daniel Moreno in sesta posizione, Kreuziger, Ivan Basso ottavo, e poi nono un ottimo ancora Damiano Caruso, che oggi insieme al proprio capitano, Cataldo a 46 secondi, tutti a meno di un minuto, insomma una classifica che ancora può cambiare anche di sì, molto già domani. Pinotti è molto stretta, è molto Frank corto. Schleck però è lì, 48 secondi, Insausti per il team Movistar, Eros Capecchi, Rigoberto Uran per l'unico il team Sky. Che manca insomma, è ancora Scarponi e la coppia della Lampre, che sono ancora un po' più dietro con i distacchi in classifica generale. E Scarponi questo passaggio, questo arrivo di questo gruppone consistente, e c'è anche Cavendish dentro, mi segnala Beppe Conti con la maglia di campione del mondo. Dicevo per